Quando si confrontano droni con prezzi molto diversi, c'è sempre qualcuno che dice: a cosa serve e come confrontare una Fiat con una Lamborghini. Questi confronti sono in realtà molto utili. Qualcuno interessato all'acquisto del Mini 3 potrebbe voler sapere come si comporta rispetto alla pietra miliare in termini di qualità della linea prosumer DJI, il Mavic 3. Inoltre alcuni utenti professionisti o prosumer che già possiedono un Mavic 3 potrebbero aggiungere il Mini 3 alla propria sacca, a causa del peso inferiore a 250 grammi, con normative più rilassate in molti paesi, specialmente per utilizzo urbano. Potrebbe anche essere attratto dalle riprese video verticali per pubblicare su piattaforme di social media. Ci sono ovviamente alcune differenze sostanziali nelle specifiche video tra i due modelli. Il Mini 3, per un modello ultraleggero, ha un sensore relativamente grande, da 0,77 pollici, un'apertura fissa estremamente ampia, da f1,7, e una risoluzione video di 4K con un frame rate fino a 60 fotogrammi al secondo. Sono disponibili due modalità colore, normal e Disney-like. Mavic 3 ha un enorme sensore da 1,33 pollici, un'apertura variabile da f2,8 a f11, e una risoluzione video di 5,1K. Sono disponibili tre modalità colore: Normal, D-Log e HLG. Dalle specifiche dovremmo aspettarci una qualità nettamente superiore dal Mavic 3, ma il ragazzino ha già mostrato delle capacità sorprendenti. Ovviamente la qualità dell'immagine è soltanto una parte dell'equazione. Molti utenti professionali potrebbero decidere di pagare il prezzo più elevato del Mavic 3 per via dell'apertura variabile, della maggiore risoluzione video, della durata estesa della batteria, dei sensori per ostacoli onnidirezionali o del teleobiettivo, indipendentemente dalla qualità delle immagini. La modalità normal del Mavic 3 è la straordinaria Assemble Natural Color Solution il vero punto di riferimento per modalità colore pronto all'uso nella linea DJI ProTuber. Di solito utilizzo profili piatti a 10 bit quando sono disponibili, ma Normal nel Mavic 3 è così buono che lo uso molto spesso. Anche appena uscita dalla scheda memoria senza nessun color grading, le riprese sono eccellenti, con bei colori, un'ampia gamma dinamica e molto dettaglio. Pur mantenendo un aspetto molto naturale. La struttura del cielo è splendida. Possiamo aggiungere un tocco di dettaglio, un po' di colore al bilanciamento del bianco ma è l'unica modalità che non ha realmente bisogno di molte modifiche. La modalità normale del Mini 3 ha bisogno di un po' di aiuto da parte del color grading. Servono un po' di contrasto e una buona dose di saturazione. C'è una tendenza verso un tono giallastro, quindi spostiamo la temperatura verso il blu. La gamma dinamica è chiaramente inferiore a quella del collega più grande e a volte le ombre sono un po' troppo scure. Mettiamoli faccia a faccia. Le clip sono state riprese una immediatamente dopo l'altra, non sono processate e ovviamente ho utilizzato esposizione manuale. Il bilanciamento del bianco è stato impostato per entrambi a 5500 Kelvin. Possiamo vedere chiaramente una struttura del cielo molto migliore, più dettaglio, una maggiore gamma dinamica e più informazioni nelle ombre per il Mavic 3. Le prestazioni del Mini 3 non sono per niente male, ma la natural color solution del Mavic 3 è sensazionale. Adesso un paio di viste dall'alto per togliere il cielo dall'equazione e concentrarci sui dettagli e la resa cromatica. Tra i pitroni si comportano molto bene, ma noto un tocco di dettaglio in più dal Maril 3, specialmente nelle ombre. D-Log è il classico profilo piatto a 10-bit, pensato per post-elaborazioni pesanti. Dovrebbe funzionare meglio in situazioni di alta gamma dinamica, ed è quello da utilizzare per adattare il filmato alla combinazione di colori di un progetto specifico. Trovo che risponda molto bene al color grading, abbia colori molto ricchi, molto dettaglio nelle ombre e nessun artefatto come color banning nel cielo, rumore o aberrazioni cromatiche. Quando si esegue il color grading è importante utilizzare una loot corretta. ne fornisce una molto buona da utilizzare con questo profilo colore. Nella descrizione sottostante troverete un collegamento alla pagina di download. Un altro profilo HLG è stato recentemente aggiunto al Mavic 3. È un'aggiunta gradita e in determinate situazioni funziona veramente bene, con una gamma dinamica molto estesa e molto dettaglio. Al momento ha una forse tendenza a sovrapporre, ma è soltanto la prima versione, che immagino verrà ritoccata ulteriormente. Il Mini 3 ha un suo profilo piatto, Disney Like. Ha subito molti miglioramenti nei vari aggiornamenti. Inizialmente era una modalità a 8 bit, ma è stata trasformata in una a 10 bit. La qualità è abbastanza buona, ma la gamma dinamica non è per niente vicina a quella del Mavic 3. La struttura al cielo è un po' deludente e le ombre spesso tendono a essere troppo scure. In situazioni di media gamma dinamica è a volte difficile avere sia il cielo che gli elementi a terra correttamente esposti. Considerato il prezzo e le dimensioni del sensore, le prestazioni sono abbastanza buone. Ma non possono eguagliare la qualità del modello di punta. Adesso alcune situazioni di scarsa illuminazione. E girati dopo il tramonto con l'ultima luce del crepuscolo. Come al solito le prestazioni del Mavic 3 sono solide. Grazie all'enorme sensore c'è molto dettaglio nelle ombre e colori molto ricchi. Credetemi, era molto molto buio. C'è soltanto un minimo di rumore di luminanza nel cielo e nel mare. Ma non è un problema perché utilizzo l'ottimo Nitvideo per liberarmene. Potete guardare il mio video su questo eccellente denoiser facendo clic sul collegamento allo schermo. Il MIV3 in condizioni di scarsa illuminazione si comporta molto bene. Questo è il reparto dove compete veramente con il Mavic 3. Gli dettagli di colori sono ottimi, quasi come nel modello più grande. E non c'è alcun rumore. L'enorme apertura dell'obiettivo riesce a raccogliere molta luce. Ottimo. Entrambi i modelli hanno la loro specialità della casa, la loro arma segreta il loro asso nella manica. Il Mavic 3 è l'unico drone prosumer con sistema a doppio obiettivo. Il teleobiettivo da 162 mm con un fattore di zoom ottico di 7 volte aggiunge enorme possibilità per riprese creative. È possibile ottenere sensazionali riprese in parallasse. Avvicinarsi a soggetti che non possono essere facilmente raggiunti o filmare la fauna selvatica senza disturbare. Nella prima versione il teleobiettivo era un po' una delusione, ma è stato costantemente migliorato e adesso funziona abbastanza bene. La qualità ovviamente non è quella del grandangolare principale, ma il dettaglio è adesso abbastanza buono e modificando i colori in post elaborazione è possibile ottenere risultati discreti. Lo trovo estremamente utile. Il Mini 3 Pro è l'unico drone della linea DJI con un obiettivo che può ruotare per girare video e foto verticali. Il target principale sono ovviamente gli utenti interessati a piattaforme di social media. Ma io sono più incuriosito dalla possibilità di scattare foto in formato ritratto, il che apre nuove possibilità creative. Molto interessanti anche i panorama e gli hyperlapse verticali. Cliccate su questo link per guardare il mio confronto tra i due modelli per quanto riguarda fotografia. Non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante. Grazie.